Buonasera signori, ben ritrovati ancora una volta qui sul canale di PG Esports, Proving Grounds Day 6 quest'oggi, ad accompagnarvi ancora una volta Ace Roxas e il mio carissimo Decoder Inside qui assieme a me in questo caster desk virtuale di PG Esports. Ieri una giornata decisamente scoppiettante che finalmente ha visto la classifica allungarsi un po' di più, trovare finalmente uno dei team più forti a arrivare in vetta solitari. Andiamo a vedere proprio la classifica arrivati a questo punto. Parlavamo ovviamente degli Esports Empire con 5 win e 0 lose che proprio nella giornata di ieri hanno distrutto gli MCS Italia che si fermano sul 4-1 e vengono raggiunti subito dopo dai GG Esports Academy, seguiti poi da Earth Revolution Gaming, Assolotti e Drain Esports sul punteggio di 2-3 e al fondo della classifica Pippo e Paperino Esports 1-4 e Brescia Esports 0-5. Ci siamo, parliamo della classifica, parliamo anche della schedule, perché oggi abbiamo dei game molto interessanti. Abbiamo Esport Empire contro Earth Revolution Gaming, Drain Esport contro Axolot, PMP contro Brescia Esport e GG Sport Academy contro MCS. Quindi abbiamo molti game interessanti, come detto, alcuni dei quali potrebbero sbloccare nuovamente la classifica, potrebbero esserci delle modifiche, dei ricongiungimenti anche, perché no? Possibilità anche dei PMP di salire ancora di un gradino, visto che comunque sono contro i Brescia Esport. C'è molta carne al fuoco. Ultimo giorno, tra l'altro, in cui ci troviamo a giocare sulla patch 11.12, perciò anche qui, patch rodata, ultima possibilità di vedere qualcosa di nuovo relativo proprio a questa patch. E come abbiamo detto già in questi giorni, ci sono molte possibilità interessanti. Assolutamente sì, abbiamo visto, lo ripeteremo ancora una volta, la scomparsa in un certo senso di quella Kai'Sa, data il nerf alla sua Q. Abbiamo visto un potenziamento su Aphelios, che poi potenziamento totale alla fine non era, ma dalla 11.13 per i più affezionati a questo campione dei 200 anni di esperienza ci saranno degli ulteriori buff veri e propri che magari, perché no, già dalla prossima giornata di Proving Grounds potrebbero mettere una grande priorità su questo campione che finora, ricordiamolo, non abbiamo visto. Non dimentichiamo che proprio da domani, con l'ingresso della 11.13, ancora una volta, ci sarà un cambiamento importantissimo a quello che è l'annientatore divino, il Divine Sunderer, che potrebbe veder finire questa era di dominio da parte di Ezreal, perché i campioni ranged andranno a soffrire molto di più, insomma, l'utilizzo di questo oggetto che sarà meno efficace su di loro. Mi viene in mente anche Gnar, che abbiamo visto farsi forte proprio di questo oggetto mitico molto spesso. E poi, comunque, l'abbiamo detto, il buff di Aphelios, che potrebbe chiaramente spostare un po' il focus di questa corsia inferiore. Chissà che già dalla prossima settimana non si possano cominciare a vedere dei pick leggermente diversi, forse un po' più esotici per quello che è il meta in questo momento. Ma potrebbe sicuramente essere interessante. Anche ieri lo abbiamo detto. Abbiamo visto dei pick un po' più particolari, leggermente inusuali, come Jax, Sion, che era un po' che non si vedeva, Caitlyn. E sicuramente questo ci ha fatto divertire, ci ha fatto comunque, ci ha dato la possibilità di commentare qualcosa di diverso e anche di gustarci un game diverso, sebbene quel Jax non abbia avuto effettivamente, i risultati che ci si aspettava. È sicuramente stato uno Jax sfortunato, purtroppo, visto anche un po' il modo in cui era stata impostata la draft. Però l'abbiamo chiamato così, no, quel pick. Era quel jolly che ti sei giocato, poteva andare o bene o male, non c'era una via di mezzo, una possibilità in cui potevi impostare un Jax che pian piano poteva recuperare, ma sappiamo come funziona il campione e sappiamo per Eh già. l'appunto i vari punti forti della corsia superiore del meta. Siamo finalmente in Champions Select, però. Esport Empire contro Earth Revolution Gaming, vediamo già scomparire Thresh, Gwen e Tristana, e adesso anche Xin Zhao. Ban, ovviamente, abbastanza classici, non c'è molto da dire. Gwen, uno di quei campioni duellanti che in corsia superiore fa faville, soprattutto in questa patch. Tristana, AD Carry, che nonostante il nerf alla pioggia di lame, rimane molto valido. Xin Zhao, jungler molto forte, grazie agli scudi, possibilità di annullare gli attacchi che arrivano comunque dalla distanza. Thresh, campione meccanicamente molto preparato. E sono contento di vedere questi due picchi in particolare, ovvero Karma ed Ezreal, bannati perché finalmente ci sono delle modifiche importanti sulle draft. Assolutamente, durante la giornata di ieri quella Karma tante volte avevamo preventivato che potesse essere bannata già nella prima rotazione di ban, ma ciò non avveniva mai e veniva piccata sistematicamente in B1, chiaramente quasi trattata come un power pick, poi da andare ad affiancare eventualmente all'AD Carry che
poteva anche essere Ezreal, ricordiamolo, non essendo ancora intervenuto il nerf sull'annientatore divino, si trova ancora in una situazione assolutamente meravigliosa. Infatti vediamo il ban immediato per questo campione, seguito però da questo pick di Nocturne che finalmente torna ancora una volta dopo qualche giorno che era stato bannato molto spesso, diciamo, era difficile riuscire a vederlo in partita, e sono contento di vederlo giocare proprio da questi eSports Empire che ancora una volta lo trattano come un flex pick ed è veramente fondamentale come caratteristica di questo campione. Dall'altro lato della mappa vediamo comparire una Lulu seguita immediatamente da un Rumble. Lulu, un altro campione che in questo momento sta vivendo un momento davvero positivo, potrebbe essere affiancata, perché no, magari da un Kog'Maw per ritirare fuori quella combo che negli ultimi tempi molto timidamente ha cominciato ad uscire dalla tana in cui si era rinchiusa da un paio di season fa e sembra essere effettivamente tornata a calcare quelli che sono i terreni di questa landa degli evocatori. E poi Rumble, lo conosciamo, lo abbiamo visto, jungler che sta avendo veramente un grande momento di forza, il suo lanciafiamme è veramente qualcosa di pazzesco, per non parlare del livellatore missilistico. È un campione molto forte, nonostante i nerf rimane molto viabile, possibilità di flex pick, anche se ormai lo vediamo giocato spesso e volentieri solo in giungla. Il discorso è proprio quello, hai comunque un buon clear, hai comunque possibilità di andare a rispondere subito a un jungler, anche molto aggressivo, e livellatore missilistico, abilità che già da sola vale il pick in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto. Mi piace la risposta degli eSport Empire, perché se da un punto di vista quel ban su Karma diretto dagli eSport Empire mi ha leggermente sorpreso, per quanto mi abbia lasciato contento, visto comunque le prestazioni di ieri, quell'1v1 contro Sion, io l'ho avuto incubi, quindi parliamone. Però per l'appunto vederlo bannata e vedere in risposta Senna, Seraphine e Nocturne è bello, perché finalmente vai a mischiare un po' le carte, visto che comunque questi ban purtroppo sono diventati quasi obbligatori in questa patch. Iniziamo a vedere quei pick che per l'appunto invece nelle scorse settimane erano i ban fissi, perciò sono contento, così come mi rende contento il pick di Diego. Assolutamente, lo hai detto, è effettivamente arrivato il ban di Karma, che in questo momento si sta comportando egregiamente come enchanter, appunto da andare ad affiancare a quelli che sono i carry da mid to late game che i team mettono dalla loro parte una volta finita appunto una fase di corsia che per Karma stessa è molto vantaggiosa, perché ha molto poke, l'abbiamo detto, grazie alla sua Q, velocità di movimento grazie al suo scudo che poi appunto ha questo doppio effetto volendo, e anche la possibilità di portare quei crowd control sul team avversario con la sua catena. Quel pick di Viego è molto interessante, anche perché c'è Lulu dalla sua parte, che è un altro enchanter molto forte in questo momento, e diciamo che i suoi buff su un Viego potrebbero veramente andare a fare la differenza in quelle fasi avanzate di partita. Ma tornando alla seconda fase di ban, mi dispiace per te, caro Dimitri, ma Irelia ci saluta ancora una volta, non vedrai il tuo campione preferito giocato, nonostante quella pentakill di qualche giorno fa, che comunque c'è stata e quindi qualcosa l'abbiamo ottenuta. Il ban istantaneo da parte degli eSports Empire su Kog'Maw era un po' quello di cui parlavamo, una Lulu potrebbe darti la possibilità di giocare questa combo davvero forte tra questi due campioni, vuoi andare chiaramente a mettere le mani avanti, ad impedire ai tuoi avversari di riuscire a farlo, anche perché una Senna potrebbe soffrirla particolarmente una selezione del genere. E Jinx, più o meno stesso discorso, è uno di quei campioni che è arrivato in fasi di late game, comincia a smitragliare torri, a tirare giù teste, draghi e qualsiasi cosa le si pari davanti con una velocità inaudita, ma quella è Vayne ancora una volta per il secondo giorno di fila. Vediamo una Vayne, e quella è una Lulu Vayne, non dimentichiamoci che oltre Lulu Kog esiste Lulu Vayne, e questi potrebbero essere problemi. Potrebbero essere problemi, perché per quanto tu possa aver provato ad eliminare gli hyper carry presenti per l'appunto su questo bellissimo gioco, comunque rimane aperta Vayne, rimane aperto un campione che è sicuramente molto forte, ma c'è un grosso ma. Lulu comunque abbiamo visto quanto mantenga possibilità di identità di flex pick, quindi non è detto che quella Lulu sia effettivamente una Lulu support, potrebbe essere comunque affiancata da un campione molto aggressivo, quella Vayne, e sono curioso di vedere come andrà avanti la draft. Vedere comunque quella Camille e quel Victor, devo dire che mi lascia abbastanza tranquillo dal punto di vista comunque del output di danni di quella composizione, perché hai Nock, hai Camille, hai Victor e hai comunque l'ipoteca sul late game grazie a Senna, hai una composizione molto valida. E tra l'altro, per quanto Irelia sia uscita dall'anda degli evocatori in questo momento per colpa di quel ban, o grazie a quel ban, per dirsi voglia, vedere comunque Camille lascia aperto un po' un piccolo
sprazzo di serenità nel mio cuore, visto che comunque è un campione meccanicamente molto forte, e rimane comunque l'identità del duelist, chiamiamolo così. Assolutamente, poteva arrivare anche un Galio secondo me per gli Sports Empire arrivati a questo punto in quella corsia centrale. Abbiamo visto che comunque Camille e Galio insieme fanno davvero faville, quindi poteva arrivare una combo del genere, ma sembrerebbe per l'appunto che gli Sports Empire abbiano optato per un campione, per un control mage come quel Victor, che comunque sia avanzando nelle fasi di partita diventa sempre più forte, sempre più pericoloso. E dal lato degli Earth Revolution Gaming mi stavo cominciando a preoccupare, perché non vedevo lo swap tra Viego e Lulu, quindi nel mio cervello si sono concentrate delle nubi temporalesche di dimensioni mastodontiche. Tuttavia poi è arrivato, quindi Viego da corsia superiore, quella sarà effettivamente una Lulu Vayne da corsia inferiore invece. Per quella Senna e Seraphine potrebbero esserci dei problemi, diciamo, perché si tratta comunque di andare ad affrontare una combo parecchio utilizzata, parecchio forte, specie qualche tempo fa. Adesso Lulu sta riuscendo in quest'ultimo periodo, diciamo si sta cominciando a riaffermare come enchanter in quest'ultimo periodo, e tu la vai a far valere in alternativa a quel Kog'Maw proprio con una Vayne, che è un altro di quei campioni che riesce a beneficiare in maniera particolare delle attenzioni di questo support. E quindi andrei a mettere un focus particolare su questa corsia, per non parlare poi di Nocturne e di Camille, dei rispettivi ruoli, perché a questo punto quel Nocturne sarà un Nocturne da giungla, quindi torna in quello che è il suo ruolo endemico preponderante, quello solito se proprio vogliamo definirlo, almeno per quanto riguarda un ambito di solo Q, volendolo chiamare così. E quella Camille si trova invece in una corsia superiore abbastanza simpatica, lo hai detto, è uno di quei campioni che a livello meccanico sono abbastanza particolari, ti permettono di trovare molte giocate, ti permettono anche di avere un escape qualora dovessi essere invaso o comunque gankato dal jungler avversario. Mi interessa particolarmente anche questa corsia superiore. La corsia superiore è molto interessante, anche perché comunque abbiamo avuto conferma dalla draft che quella Camille sarà contrapposta a un Viego. Tecnicamente dovrebbe avere un vantaggio, vuoi per l'output di danni, vuoi per la possibilità comunque di ingaggiare in maniera molto pesante, anche Viego, campione molto fragile, hai danni puri dalla tua, hai davvero un kit molto completo, soprattutto contro quella tipologia di campione, perciò c'è tanta possibilità per gli Sport Empire. Hai Nocturne, hai un'ipoteca sull'early game, mi posso già immaginare delle prime fasi di gank da parte di quel Nocturne verso la top lane, proprio per mettere Camille in una posizione comoda, e una volta ottenuta la paranoia a livello 6 spostarsi verso la bot lane, perché comunque, come hai detto, è una corsia che almeno sulla carta potrebbe soffrire vista la composizione avversaria, perciò riuscire un po' a incalanare quel Nocturne verso la corsia inferiore una volta ottenuta la paranoia probabilmente è la strategia che anche il team avversario si aspetta, perché c'è questa esigenza, c'è questa necessità. Potrebbe tranquillamente essere, e mi stanno venendo in mente veramente tantissime interazioni possibili con questa composizione degli Sports Empire, perché noi sappiamo che una delle caratteristiche di Camille è proprio quella di andare ad intrappolare in un certo senso, grazie alla sua ultimate, quelli che sono i campioni avversari. Ebbene, dalla tua hai una Seraphine, potresti cercare una giocata del genere, no? Una Seraphine che magari con la sua ulti in combo con quella di Camille potrebbe effettivamente andare a rendersi molto più pericolosa del solito. Poi Seraphine è comunque un enchanter che ha delle spell che di danno comunque ne portano, siamo stati abituati a vederlo già in solo Q fin dall'uscita di questo campione, quindi potrebbero essere molte le possibilità per questo team. E poi pensa per esempio a Viego, qualora in un fight dovesse riuscire a trovare un'uccisione per esempio proprio su Camille stessa, avrebbe la possibilità di prendere possesso del corpo di Camille e utilizzare le sue abilità per qualche tempo. Dovesse riuscirci, potrebbe addirittura utilizzarle chiaramente a suo favore, quindi avrebbe quei rampini, avrebbe quei protocolli di precisione che tanto caratterizzano il kit di Camille e che tanto in un teamfight possono cambiarti l'identità dello stesso qualora tu per esempio stia chaseando un fuggitivo del team avversario che era riuscito a salvarsi fino a quel momento. Davvero interessante quindi andare a vedere come si combineranno, quali saranno le combinazioni, come verranno utilizzati i cooldown, perché poi molto dipende anche da quello, specie per quanto riguarda i teamfight, considerando che dall'altra c'è una Vayne, hai bisogno di crowd control per fermarla, perché altrimenti Lulu ulta Vayne, Vayne ulta a sua volta, una capriola, Vayne invisibile per 30 secondi / 2 ore mi verrebbe da dire, e nel frattempo hai veramente la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo in quel fight.
È vero, ma c'è da dire una cosa. Se possiamo parlare di questi due team, c'è sicuramente da denotare una cosa, ovvero il modo in cui gli Sport Empire riescano a spikeare perfettamente sui punti di forza dei propri campioni, dei propri anche solo player. Sanno bene dove investire risorse, come farlo nella maniera ottimale e come sfruttare quel vantaggio. Però signori, finalmente siamo sulla landa degli evocatori, perciò arriva il fatidico momento in cui noi vi chiediamo i vostri hashtag. Hashtag E, se ti fate per gli Sport Empire. Hashtag ERG, se invece fate il tifo per gli Earth Revolution Gaming. Ancora una volta, caro Ace Roxas, il tuo hashtag per chi va? Questa volta mi piace questa composizione degli Sports Empire, mi sento di andare a mettere effettivamente, di andare a riporre tutte le mie speranze in questo team, e nel guardare questa azione, con queste piccole scaramucce in early game, chiedo a te invece, a chi va la tua preferenza tutto sommato, quindi al netto delle draft e di questo inizio di partita che alla fine non ha portato ad un'uccisione nonostante l'invade. Al netto delle draft è difficile risponderti, perché sono, come detto, due composizioni che mi piacciono da entrambe le parti, perché sono un botta e risposta continuo e sono tutti campioni molto interessanti, alcuni più rodati, alcuni un po' meno, però sono tutti campioni validi. Risponderò più che altro basandomi sul come queste squadre hanno giocato e voterò quindi per gli Sport Empire, per constatare se ancora una volta riusciranno a mantenere quella media del vantaggio di più di 10.000 unità di gold, o se invece in questa occasione gli Earth Revolution Gaming riescano a rispondere a modo e rompere questa statistica che al momento sembrerebbe essere incontrastabile. Assolutamente, sembra che finora questi Sports Empire abbiano avuto veramente in mano le redini non solo delle partite che hanno giocato, ma dell'intero torneo vero e proprio. Lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato soltanto ora: l'unico match che fino a questo momento poteva sembrare metterli in difficoltà è stato giocato ieri da questi ragazzi contro gli MCS, che erano l'unico altro team pieno punteggio in questa classifica dopo ben 4 giornate, ma gli Sports Empire li hanno trattati letteralmente come fossero un team di bassissima classifica, portando a casa una vittoria davvero fenomenale ai loro danni e non permettendogli assolutamente in qualche modo di riuscire ad avere quel colpo di reni magari nelle fasi avanzate di partita, considerando la loro composizione, per vincere. Qui nel frattempo Sadaz su Storm, cominciamo a vedere finalmente un po' di azione dopo soli 2 minuti e 55 effettivamente. C'era da aspettarselo effettivamente da una Diana da corsia centrale che va a rendersi pericolosa, specie contro un campione fragile come Victor. E qui Lewar non si avvede della presenza di Ryujin, appena tornato anche lui, ricordiamolo, dopo un leggero periodo di assenza. Flash qui su Lewar, utilizzati anche gli arpioni da parte di Rumble, che con il follow up del suo paduloso, del suo Viego, riesce a portare a casa un ottimo primo sangue, andando a mettere del vantaggio sia nelle sue tasche che in quelle del suo top laner, che non disdegna affatto. Non ti fa male prendere quell'uccisione? E comunque capiamo perché ci sia stata questa impostazione lato Earth Revolution Gaming. Quella Camilla al momento è sprovvista di flash, ha deciso di puntare per delle summoner spell molto aggressive, Ignite più Teleport, con come runa presa dell'immortale. È una Camille che vuole combattere, e adesso una Camille che ha già perso questo vantaggio in corsia, una Camille che è già morta una volta, sfrutterà sempre un pochino meno anche questa possibilità che in entrata aveva cercato di applicare. È la prima uccisione comunque, è finita in mano al jungler, non è finita in mano a Viego, perciò in corsia puoi comunque rispondere. Sei comunque poco felice perché sei stato costretto a prendere un ulteriore lama di Doran, quindi magari non hai potuto optare subito per quella Shin, per l'arrivo iniziale di un possibile annientatore divino. Ti accontenti di come sono andate le cose, visto che comunque il risultato purtroppo ti ha messo leggermente in difficoltà in questa situazione. Ed è proprio così, quindi vai per una doppia Doran, cerchi di mettere dalla tua quelle risorse che in qualche modo ti possano comunque aiutare, nonostante il tuo back forzato in un momento in cui non volevi chiaramente tornare in base, dato che i minion erano ancora pochi, le tue ricchezze uguali, quindi l'unica soluzione plausibile era quella. E qui vediamo che comunque si continua, perché proprio Ryujin ancora una volta potrebbe regalare vantaggio al suo Taeyeon, che sbatte al muro Sandalo e arriva un teletrasporto da questa corsia superiore, ma Paradox ha già tirato giù Taeyeon e Ryujin qui sembra proprio che ci lascerà le penne a sua volta, regalando un'uccisione proprio a questa Senna, dopo che la prima era stata presa da Seraphine.
che comodità ancora una volta, questa volta proprio per gli Esports Empire, che decidono di fare trade back dopo quella brutta perdita che hanno subito in corsia superiore regalando il primo sangue proprio a Rumble. Basta un teletrasporto davvero provvidenziale da parte di Storm con il suo Victor per girare completamente un'azione del genere, per cambiare le sorti del fight stesso e regalare molto vantaggio ai propri compagni di squadra. Qui Lewar ancora una volta aggressivo su Paduloso, questa volta sembra avere lui la meglio, non essendoci Rumble in giro. Paduloso semplicemente decide di arretrare a quelle pozioni ricaricabili che verosimilmente andrà ad utilizzare per rifarsi di quegli HP che ora mancano nella sua barra, ma si continua a farmare con Camille che, nonostante la prima morte, ha un discreto vantaggio in minion già ora. È una Camille che si è ripresa bene da quell'inizio un po' difficile. Ma non è solo Camille in questa occasione, Esports Empire riescono a rispondere sempre a modo agli avversari. Ancora una volta, riescono a rispondere bene agli Earth Revolution Gaming, che impostano un'azione bot molto aggressiva. Qui la Vayne però quanto ha rischiato, ha iniziato comunque ad ingaggiare il team avversario quando aveva poca vita, forse un po' forzata dal gank di Rumble. Caspita, se avevamo parlato di una possibile difficoltà lato Esports Empire nel gestire la corsia inferiore, adesso che hai ottenuto due uccisioni diventerà tutto più facile, perché è già comparsa la Shin nell'inventario di quella Senna. E invece sappiamo quanto Seraphine sia brava a gestire le ondate, pulizia, infastidire gli avversari, e sappiamo anche quanto sustain abbia questa corsia inferiore. L'abbiamo visto anche in quell'azione, per quanto lui abbia provato a tenere in vita Vayne, non è riuscito a reggere il confronto con Senna e Seraphine. Assolutamente, ricordiamo che comunque Vayne, essendo un hyper carry come l'hai menzionata tu e come l'hai chiamata tu all'inizio di questa partita, in queste fasi così iniziali di partita, per quanto sia affiancata ad una Lulu, non riesce a mettere giù tutti quei danni che potrà fare chiaramente dopo, quando riuscirà con quei danni puri a creare molti problemi alla formazione avversaria, senza considerare proprio il fatto che possa diventare invisibile durante le proprie ultimate, semplicemente utilizzando la sua capriola che appunto le conferisce questo stato di invisibilità momentanea. Quella Senna e quella Seraphine tuttavia adesso si trovano veramente in una situazione di estrema comodità, perché Senna, nonostante sia una fasting Senna, lo ricordiamo, semplicemente accompagnata qui, aspetta, però ne parleremo dopo. Sandalo immediatamente in pericolo per via del livellatore missilistico, ma Taeyeon sembra soffrire addirittura l'engage di questo campione, che tuttavia morirà proprio per mano di Vayne, lo stavamo dicendo. Qui addirittura si sono ritrovati in 4 in corsia inferiore, non conta che quella Vayne voglia ottenere ulteriore vantaggio prima di rendersi pericolosa, perché in un 4 contro 2 hai la possibilità davvero di gestirtela come vuoi, e addirittura gli Earth Revolution Gaming si sono presi il lusso di lasciare in vita il campione avversario, la Senna avversaria, proprio per permettere a Vayne di prendere l'uccisione su quest'ultima. E infatti vediamo dei calzari del Berserk che vengono già chiusi da questa Vayne a 8 minuti e 23, accompagnati da un piccone che comunque male non fanno, anzi mi sembra che sia una situazione abbastanza comoda per questa Vayne stessa. E nel mentre è arrivato un drago della nuvola, non dimentichiamolo. Bravi Earth Revolution Gaming in quell'occasione in bot lane, ma bravi anche Esports Empire, perché nel momento in cui hai capito che ci sarebbe stato un immediato acquisizione del primo drago, ti sposti sul messaggero della landa, e sicuramente ha comunque un'importanza molto rilevante, perché se da un lato hai un drago in singola copia che quindi non garantisce dei buff concreti e pericolosi, col messaggero della landa hai possibilità di incrementare quel vantaggio in gold che comunque hai dalla tua, nonostante il First Blood, nonostante queste due uccisioni prese dagli Earth Revolution Gaming. A livello monetario ci sono comunque 800 gold di differenza che gravano sulla testa degli Earth Revolution Gaming, Esports Empire che ancora una volta a livello monetario riescono a imporsi. Assolutamente, e non è difficile andare a capire quali siano effettivamente i loro punti di forza in questo momento, che poi vanno a definire questa differenza di oro tra le due squadre. Basta guardare il farm di Camille rispetto a quel Viego, Camille che è riuscita a pushare una wave enorme sotto la wave del re in rovina, salvo poi tornare in base e comprare già ben due parti del suo oggetto mitico, che sicuramente non le dispiacciano. Adesso può in ogni caso fightarlo quel Viego, ha comunque la possibilità di non morire, infatti lo vediamo proprio immediatamente, grazie ai suoi protocolli i danni sono altissimi, il danno puro è veramente alto. Paduloso che è costretto ad indietreggiare nonostante abbia ancora una stack di queste pozioni ricaricabili, decide forse di arrestare, di non tornare in base in questo momento. Prova a portare un po' di visione alla sua mappa, adesso si avvede di un Pinkward, molto verosimilmente andrà a rimuoverla,
dando la possibilità però a questa Camille di continuare ad accumulare farm. E oltre a questo, sia quella Senna che quella Seraphine dispongono di una kill e di un assist per parte, e sono molto comode anche loro, nonostante quella Vayne, lo abbiamo detto, sia riuscita a trovare un'uccisione poco fa. Ma attenzione in botlane, perché paranoia di Nocturne. E qui arriva immediatamente la ulti anche di Seraphine, che ammaglia la Vayne nemica, ma si girano perché è arrivato comunque anche Ryujin. I danni sono altissimi, non basta la cannonata di questo Paradox, potrebbero arrivare a cadere. Taeyeon bassissimo in HP, decide di tornare indietro, ma Ryujin trova l'uccisione su questo Paradox. Sta arrivando Storm, ma potrebbe essere troppo tardi. I crowd control degli Esports Empire non sono abbastanza in questo momento, e Sadax sta convergendo anche lui in questa corsia inferiore. Vediamo cosa deciderà di fare. Possono effettivamente cercare un dive, ma senza la ulti di Lulu, senza la ulti di Vayne. Vayne, che deve stare molto attenta, è davvero bassa in HP. Decide alla fine Sadaz di tornare nella sua corsia, di tornare a farmare. Nulla di fatto in questa seconda istanza di quello che poteva essere un secondo fight, ma il tutto si conclude con un'altra uccisione su Ryujin e su suo Rumble, davvero in una buona situazione in questo momento. Bravi Earth Revolution Gaming, perché ancora una volta decidono di premere quel famoso acceleratore virtuale, infastidendo gli Sport Empire, ottenendo quell'uccisione. Attenzione in top lane! In top lane vediamo immediatamente il dive di Wiko e di Lewar, che portano a casa un'uccisione su Paduloso e la mettono nelle mani di questa Camille, che adesso continua ad aumentare il suo vantaggio ai danni dei propri avversari. Sadaz, che si vede costretto ad andare in corsia superiore per cercare di impedire agli Esports Empire di prendere il primo mattone con questo messaggero della Landa, che tuttavia farà i suoi danni. Ingaggio di Sadaz con la ultimate su due persone, ma è arrivato anche Sandalo. Non basta il livellatore missilistico di un Ryujin, che molto sapientemente si era comunque portato sul posto per salvare il proprio compagno di squadra. Morirà anche questa Diana, che stava solo provando ad aiutare il suo team. E adesso, con la caduta di questa prima torre, vediamo un vantaggio monetario che comincia a farsi importante per questi Esports Empire. Ma non è finita qui. Taeyeon e Venomaz provano immediatamente il trade back su Storm, che però di danni ne ha molti. Deve arrivare immediatamente la ulti di Venomaz con Lulu, ma cade! Ma Victor non l'aveva toccata! Quindi, a conti fatti, questa è una kill per Vayne. Ma quel Victor non ha ottenuto l'uccisione su Lulu. Wow, un botta e risposta continuo lato Earth Revolution Gaming. Mi è piaciuta molto questo ingaggio in botta, perché avevi bisogno di aggredire il team avversario. La prima azione che hanno appunto avviato gli Earth Revolution Gaming per infastidire gli Sport Empire serviva proprio per rallentarli e cercare quantomeno di prendere tempo per impedire la possibilità di piazzare quel messaggero della Landa. Gli Sport Empire rispondono a modo, si spostano in corsia superiore, uccidono quel Viego, prendono placature, prendono la prima struttura. Hai solo una cosa da fare: devi cercare di dare aiuto a quella Vayne, devi darle risorse. E ci sei riuscito. Quell'uccisione in botlane, quanto comoda è stata per questa Vayne, che finalmente riesce ad acquisire anche la faretra spettrale. Ma attenzione, ma in botlane viene chiuso da un teletrasporto di Paduloso questo povero malcapitato Lewar. Sta per arrivare il teletrasporto di Storm, ma potrebbe caderci anche lui. La prima uccisione arriva ed è uno shutdown nei confronti di Vayne. Davvero comoda in questa situazione, trova addirittura dei gold aggiuntivi e compare sulla sua testa adesso una taglia da ben 150 gold. 3-1-1 lo score per questo campione, che sta velocizzando a dismisura il suo cammino verso quel ruolo di hyper carry che nelle fasi di mid to late game riesce ad assumere questa Vayne. Ma ancora una volta, che bella giocata di Venomaz. Si rende conto che può addirittura evitare di utilizzare la sua ultimate per salvare il suo compagno, ma quel teletrasporto in corsia inferiore è stato veramente fenomenale. Lewar si è trovato tra l'incudine e il martello, nonostante il suo rampino, nonostante la sua Q, non è riuscito ad avere salva la vita, ha trovato la morte. Ed Earth Revolution Gaming, che trovano un altro drago, questa volta un drago della montagna, che va ad abilitare una landa oceanica per questo incontro. Gli Earth Revolution Gaming non stanno cedendo. Assolutamente no, e tra l'altro al momento hai una Vayne che è finalmente arrivata al 3-1-1, inizia ad acquisire forse un primo spike con il back che potrebbe andare ad effettuare magari dopo l'acquisizione di questa struttura. È una Vayne che sta giocando molto bene, potrebbe portare a termine l'uccisore di Kraken, immagino, a questo punto della partita. Item molto utile, vista anche la composizione avversaria, vista la presenza di quella Camille.
stanno giocando bene. L'unica cosa che mi fa sorridere è il fatto che, nonostante la presenza di due draghi lato Earth Revolution Gaming, nonostante la presenza di due uccisioni in più, comunque la gold lead sia degli Sport Empire. Eh sì, assolutamente, li abbiamo visti prendere quel primo mattone con tutte le placcature ancora disponibili grazie a quel messaggero della Landa, placcature che si sono spartiti in due tra Wiko e Lewar in quella disgraziata azione per gli Earth Revolution Gaming, che prima aveva visto anche cadere la Diana di Sadax. E qui Esports Empire che ancora una volta si assicurano un obiettivo importante con un altro Herald, meno importante del primo perché da un minuto e 45 non ci sono più le placcature, per carità, ma hai due torri, hai aperto la corsia superiore, hai aperto quella centrale, quella inferiore si trova già a buon punto nonostante tu abbia perso la tua torre esterna, ma ben presto potranno andare a lavorarci questi ragazzi per continuare ad aprire la mappa. Tuttavia, lo ripetiamo, Earth Revolution Gaming, che specie con quella Vayne che ha appena effettivamente chiuso il suo oggetto mitico, che è stato proprio un annientatore di Kraken, stanno riuscendo a reagire a questa armata degli Esports Empire, non permettendogli di superare quei 1000 gold di vantaggio che abbiamo visto nelle partite precedenti impennare ben prima dei 16 minuti che abbiamo raggiunto adesso, e la partita sembra essere ancora davvero molto aperta tra queste due squadre. Lo è sicuramente, perché se da un lato hai degli Earth Revolution Gaming che stanno effettivamente cercando di prendere quante più risorse possibili e investirle su quella Vayne, dall'altro lato hai comunque degli Esport Empire che si stanno comportando bene. Hanno preso due messaggeri della Landa, hanno preso due strutture e ricordiamolo, come hai fatto bene a dire, primo mattone più placcature grazie al primo messaggero della Landa. Sono degli Esport Empire che comunque stanno riuscendo a trattenere gli Earth Revolution Gaming, a prendere tempo, capitalizzare sui carry della composizione, quali Camille e in questa occasione anche Senna e Seraphim, vista la composizione che è stata scelta dagli Sport Empire. Attenzione perché Ryujin potrebbe trovare Camille! Riesce a stoppare il recall di questa Camille semplicemente con la sua protobelt. Camille che cerca di reingaggiare per quanto possibile per l'arrivo di Wiko, che trova un'uccisione, potrebbe trovare la seconda, ma Paduloso, dopo aver ucciso la sua avversaria diretta di corsia, è ancora lì che cerca di dare fastidio a questo Wiko e lo reingaggia stunnandolo. Rain rovina che non si dà pace neanche per l'uccisione di questo Nocturne, che tuttavia sembra riuscire a portarsi in zona franca, tornerà un po' con la coda tra le gambe nella sua giungla e ha per sua fortuna da farmare. Ma non andiamo a dimenticare, c'è qualcosa che fino a questo momento è passata in sordina. Guarda quella Diana da corsia centrale. È vero che è morta, ma ha già chiuso il suo oggetto mitico e sta staccando il suo diretto avversario di ben 50 minion. Quelle è come se fossero delle uccisioni da parte sua. Quella Diana ha un grosso vantaggio in questo momento, nonostante, lo ripeto ancora una volta, la morte iniziale. E comunque gli assist sono due nelle sue tasche. È arrivato anche il cronografo. È una Diana che si è mossa bene durante la partita, è riuscita ad aiutare i propri compagni ed è riuscita ad infastidire molto Storm in questa partita e soprattutto in questo inizio di partita, vista la differenza in CS. È comunque una Diana, è un campione di quelli che vuole spostarsi, vuole aiutare i propri compagni e vuole arrivare in situazioni di teamfight grazie ai danni che riesce ad applicare ad area e ai controlli anche che possiede nel proprio kit. E non solo, è una Diana che comunque abbiamo già visto giocare, non da Sadas, ma che abbiamo visto ieri e abbiamo visto anche quanto valido fosse il campione in questa patch. Assolutamente sì, abbiamo visto risplendere questo campione ancora una volta e in questa partita sicuramente si sta rendendo quantomeno utile, poi magari tra qualche minuto riuscirà a fare anche qualcosa di più. Ma qui arriva l'engage da parte degli Esports Empire, proprio perché stava per arrivare questo drago livellatore missilistico da parte di Rumble, che non sembra fare i danni necessari. Ryujin che adesso viene ucciso per la doppia uccisione da parte di questo Nocturne, e adesso Lewar in difficoltà sull'engage di questo Paduloso, che però non va a segno, e adesso i problemi sono tutti i suoi che è rimasto con un HP in quel bush e trova Paradox e l'uccisione proprio su di lui. Questo drago sarà gratis per gli Esports Empire, che impediscono agli Earth Revolution Gaming di andare su quel soul point, trovando il primo drago dell'oceano che a quella Camille specialmente, oltre che a Senna, non fa assolutamente male. Ma Taeyeon qui trova, diventando una furia, una grande uccisione sulla di carry avversario, è una doppia nonostante stia arrivando il dive da ben tre persone, tripla uccisione nonostante tutto. Venomaz si salva per il rotto della cuffia, ma è arrivato Sadaz che trova uno shutdown su quel Nocturne e potrebbe continuare a cesare questa volta proprio sul Victor avversario, che ulta salvo portarsi a casa quello scudo importante della sua ultimate. Storm che fighta comunque
per provare a portare a casa invece Venomaz dalla sua con quella Lulu. Ma Sadax, che sta per riavere i suoi cooldown, arriva la luna crescente, il suo dash, e sarà un'altra uccisione ancora una volta nelle mani di questi Earth Revolution Gaming, che tornano in parità d'oro con i loro avversari. Cedi un singolo drago per ottenere 5 uccisioni, 3 delle quali su Vayne, non sei per niente triste. Earth Revolution Gaming, che ancora una volta si comportano bene. Abbiamo lodato quella Diana poco fa, proprio perché si era mossa bene durante la partita, e guarda adesso che cosa ha combinato. Ma non solo, perché c'è da dire una cosa: se lodiamo Saras per questa prestazione, nel frattempo trova l'engage con la ulti e i suoi protocolli di precisione, potrebbe lasciarci la pelle paduloso, ed è effettivamente proprio così. Un'altra uccisione in mano a Wiko, che lo avevamo detto, in queste fasi fino al mid to late game poteva essere davvero pericoloso, e in questo momento lo è davvero, perché 4-1-4, uno Sterak, i calzari di Ionia e lo Strike Breaker dalla sua. Adesso cominciano addirittura il Baron con una manovra forse un po' pretenziosa, questi Esports Empire, ma sanno di poter fightare, sanno di avere la posizione di favore per poterlo fare. Arriva infatti subito Paradox con la ulti su Ryujin, potrebbe essere condannato a morte, ma riesce con il dash a portarsi in zona franca. Sono morti entrambi i top laner di queste squadre adesso, perché Camilla è appena stata cancellata assieme proprio a Victor, e continuano a cesare questi Earth Revolution Gaming. Sadaz, che trova la sua luna crescente, potrebbe dashare in avanti, stanno cercando di pushare la wave, c'è anche Ryujin che da quel tribush vuole provare a rendersi utile, ma si rendono conto che almeno adesso devono in qualche modo indietreggiare. Forti del recall potenziato dalla mano del Barone, tornano in base ai superstiti degli Esports Empire, ma la gold lead, nonostante il Barone, è ancora degli Earth Revolution Gaming. Stavo proprio per dire, se da un lato possiamo lodare Saras per la prestazione finora, dobbiamo lodare sicuramente anche Taeyeon. Quella Vayne, durante ogni singolo fight, quanto è riuscita ad ottenere, quanto danno è riuscita ad applicare. È una Vayne che al momento è 7-2, è una Vayne comodissima. E nonostante questa mano del Barone, comunque, sei comunque contro una formazione che dalla sua ha tante risorse, ha tanto vantaggio, puoi spiegare bene. Ha un buon clear anche, riesce a pulire bene queste ondate potenziate. E non puoi permetterti nemmeno di avviare un fight senza pensarci bene due volte, perché comunque abbiamo visto quanto basso sia il cooldown di quel livellatore missilistico, abbiamo visto quanti danni riesca ad applicare, abbiamo visto quanto fastidio di anche Diana, e abbiamo visto le tonnellate di danno che Vayne riesce ad applicare grazie ai controlli applicati dai propri compagni di squadra e soprattutto dagli scudi che Lulu riesce a fornire al campione stesso. Lulu, che ha già chiuso la sua Shurelia, anche quei calzari di Ionia presenti nel suo inventario, un doppio libro da potere magico 0-1-10 per questo Venomaz, che si sta assolutamente facendo valere rispetto alla prestazione di ieri con quel Blitzcrank che era stata decisamente più infelice di questa di oggi. Ma hai detto bene, quella Vayne sta davvero facendo i buchi, e guarda qui proprio Taeyeon su Paradox ancora una volta, grazie all'aiuto provvidenziale di questa Lulu riesce a trovare un'altra importantissima uccisione. Shutdown sulla sua testa che passa a 550 unità, 8-2-3 per questo campione. Ma non sembra essere ancora finita l'azione, perché gli Earth Revolution Gaming vogliono di più, hanno il sangue ai denti, vogliono assolutamente ottenere quanto più vantaggio possibile ora che possono permetterselo. Vuoi anche rallentare gli avversari, perché comunque per quanto tu possa avere del vantaggio, sai che il team avversario ha la mano del Barone, non puoi permettere di impostare dei push, devi prendere quanto più tempo possibile, al momento puoi permetterti di soffocarli. Attenzione però in top lane. Lewar semplicemente con il suo rampino riesce in qualche modo a doggiare questa iniziativa di Paduloso, che si era fatto pericoloso con il suo re in rovina. E qui dall'altro lato della mappa ingaggiano ancora una volta questi Earth Revolution Gaming, o almeno ci provano. Guarda quanti danni sono entrati su Wiko semplicemente grazie ad un lanciafiamme di questo Ryujin e del suo Rumble. Davvero avanti in questo momento, arriva la Clessidra di Zonia anche per lui. Nel frattempo è arrivato il Divine Sunderer nelle tasche del re in rovina di questo Viego, che si appresta a chiudere il secondo oggetto completo, ma qui Lewar sta tentando il flank. Vediamo cosa succederà. E arrivano i rampini immediati. Sadaz è una furia, uccide immediatamente Seraphine. Si sposta il fight in questa corsia centrale. È basso in salute Lewar e viene ucciso immediatamente da Paduloso. Rampino ancora una volta. Mateion è una furia. 9-2. Doppia uccisione ancora una volta per questa Camille, che finalmente ottiene del vantaggio. L'unico superstite
di questi Sports Empire è Nocturne, che è riuscito a salvarsi ancora una volta per il rotto della cuffia. Torna in base ma Earth Revolution Gaming, che arrivano al Soul Point, un drago oceanico dalla loro, che sta in questo momento venendo ucciso proprio da Rumble in solitaria, e trovano quella torre centrale. Potrebbero andare anche per la torre dell'inibitore qualora decidessero di continuare. E ancora una volta parte il spot dei Fonzi. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. In questo caso Earth Revolution Gaming, che probabilmente le dita se le stanno leccando, visto quello che sono riusciti a fare contro quello che noi abbiamo sempre decantato come uno dei team più forti di questi Proving Ground, il team che era in cima alla classifica e nessuno sembrava poterli fermare. Al momento Earth Revolution Gaming sicuramente stanno mettendo in difficoltà quella composizione. Vantaggio monetario che comincia ad impennare, vantaggio anche a livello di statistiche che comincia ad impennare. E guarda quella Vayne, Furia di Ginso, quindi decide di spikeare su quel mid game, decide di non rischiare di arrivare in un late game, ma di andare proprio a capitalizzare tutto adesso. È il momento di farlo, te lo puoi permettere. Quell'oggetto è stato anche buffato, visto che il costo è stato ridotto. È un ingresso per il mid game gratuito per quella Vayne in questo momento. 9-2, taglia di 700 gold. E assolutamente, non solo è arrivata la Furia di Guinso, oltre al Phantom Dancer, al Kraken Slayer nell'inventario di questo tiratore, ma c'è anche una fascia di argento vivo, e guarda che danni riesce a tirare giù questo Taeyeon. Wiko, che è costretto ad indietreggiare il più velocemente possibile, ma Taeyeon non si arrende, guarda che danni, con dei semplici autoattacchi, provvidenziale Sandalo, che con la sua senna riesce a rendere in qualche modo intargettabile per gli autoattacchi di Taeyeon il suo compagno di squadra, e letteralmente gli salva la vita. Ma stavo giusto per dire, è arrivata una fascia di argento vivo per quella Vayne. Sono tanti i controlli nel team avversario, c'è Nocturne, c'è Victor, c'è Senna, c'è Seraphine stessa, in qualche modo c'è anche quella Camille, sulla quale certo non puoi andare a farti forte di questo oggetto dalla tua, ma è una scelta sicuramente molto intelligente. Vedremo se andrà ad evolversi poi nella scimitarra di Mercurio andando avanti nella partita. Ci sarebbe anche in quel caso della resistenza magica per quella Vayne, che sicuramente contro una Seraphine e un Victor male non ti fa, potrebbe essere una scelta davvero consona alla situazione. Vuoi evitare di essere imprigionato da dei controlli, e quell'oggetto ti dà tante risorse per evitare questa possibilità. Ma ancora una volta, quella di Inso, quanto riesce a fare la differenza? L'abbiamo visto già durante questa schermaglia in corsia centrale. Il buff che la Ginso dà ai campioni che favoriscono la possibilità di attaccare on hit è davvero alto, converte il 20% di critico su 40 danni sul colpo, e quella Vayne al momento ha un 40% di critico, perciò sono tanti i danni che aumenta la Ginso, oltre alla velocità d'attacco che viene aumentata del 45%. È un oggetto molto forte. Tra l'altro ho ignorato anche il fatto che la stessa Ginso dia della probabilità di colpo critico, quindi i colpi, la possibilità di applicare danni sul colpo aumenta esponenzialmente. Assolutamente, infatti l'hai visto come è riuscita a pulire quella wave in maniera così veloce. Qui adesso si spostano sul Baron gli Earth Revolution Gaming, e gli Esports Empire non lo sanno, tant'è che Camille non dispone del teletrasporto e si trova in corsia superiore, inferiore, perdonatemi, e qui c'è l'ingaggio dopo aver preso il barone. Diana distrugge questa Seraphine. Quella Diana ha chiuso un copricapo di Rabadon dopo la sua clessidra di Zonia. I danni sono veramente spropositati, e adesso Lewar sta tentando di split pushare da solo su questa corsia inferiore, ma stanno arrivando i membri avversari. Arriva Viego nello specifico, mentre il resto del suo team si porta all'assedio di questa corsia centrale. Quella torre dovrebbe essere facile preda di questo team, considerando l'assedio che possono mettere giù gli Earth Revolution Gaming. Comunque c'è Venomaz con Lulu, c'è Taeyeon con Vayne, dovrebbero essere abbastanza tranquilli nel farlo. Nel frattempo sembra che in corsia superiore però Viego non voglia esporsi più di tanto contro quella Camille. Viego, che dispone del teletrasporto, potrebbe decidere di unirsi al fight in qualsiasi momento. Ma Camille qui sta prendendo l'inibitore, arriva contro tutte le aspettative, un inibitore per gli Esports Empire. Paduloso che non ha voluto esporsi nonostante una probabile vantaggio in questo momento. E qui c'è l'ingaggio intorno al Baron da parte degli Esports Empire con il teletrasporto di Lewar. Arriva anche quello di Viego dopo aver pulito quella corsia inferiore. Sadaz, i danni sono altissimi. Lewar potrebbe morire per mano di Taeyeon. Altissimi danni di questa Vayne. Finisce la risurrezione in questo momento da parte di quel Nocturne, che aveva una Guardian Angel appena comprata, ma non è abbastanza perché Taeyeon è immediatamente sulle calcagna di Sandalo e di Paradox. Una tripla uccisione per questa Vayne, ancora tantissimi
i soldi che continuano ad accumularsi senza sosta nell'inventario di questo AD Carry. E questo verosimilmente sarà game. Potremmo veramente aver trovato finalmente la kryptonite per questi Esports Empire. Esports Empire che adesso chiudono ancora. Wow, e non si fermano. Quanta cattiveria da parte di questa Vayne, soprattutto, che chiuderà la partita con 14-2. Esports Empire che non sono più perfetti. Earth Revolution Gaming, fenomenali, in 30 minuti tirano giù quello che finora era stato il team più promettente del torneo. Che prestazione, ragazzi, complimenti davvero. Quella Vayne, durante l'ultima azione ha double shottato quella Camille. Due autoattacchi per portare a termine le barre degli HP di Camille. Già. Quell'oggetto, la furia di Ginsu in quel momento di partita con tutto quel vantaggio, è stata la decisione migliore che potessi prendere, perché i danni vengono amplificati davvero di tanto, rinuncia alla possibilità di arrivare in un late game smagliante. Ma non è un problema, quando sai che comunque a quel minutaggio puoi andare a chiudere grazie a quel vantaggio, non ti puni nemmeno più i problemi. Costa poco come oggetto, costa 2600 gold, ti fa arrivare subito al tuo spike. È un buff netto per il campione stesso. E avevamo già parlato di quanto Vayne potesse far male alla composizione avversaria. Assolutamente. Siamo poi arrivati a quel trentesimo minuto in cui sia Lulu che Vayne stessa riescono a risplendere in maniera veramente incontestabile ed incontrastabile, mi verrebbe da dire, perché una Vayne che ti chiude con 14 kill una partita significa che ha veramente preso le redini in mano dell'intero match. Veramente sensazionale questo Taeyeon quest'oggi, una partita davvero ottima. Ma signori, per me e per Decoder Inside è arrivato il momento di prenderci la prima pausa di questa giornata qui ai Proving Grounds. Il prossimo incontro, quello che vedremo al nostro ritorno, sarà quello tra Draen Esports ed Axolotl Academy. Restate con noi perché tra pochissimo torneremo a commentare per voi questi incontri e a guardarli insieme. A tra poco. Che confusione, sarà perché ti fiamo, passami i fonzi, così ce la godiamo e tutti insieme il dico ci leggiamo la la. Se non tifi la nazionale, però di